Salve a tutti signori, ben ritrovati su Pausa Caffè, un saluto a tutti da Max e potrei in qualche modo parlarvi di preallarme, ma in realtà è una cosa che già sapevamo perché il riscaldamento globale signori non è sicuramente un paio di giorni che ne parliamo e rappresenta ormai un tema di primaria importanza. Gli ultimi anni in Italia come anche nel resto del mondo sono stati infatti decisamente più caldi della media e delle aspettative, ma purtroppo secondo molti esperti in quest'anno che ci aspetterà, quindi nel 2023, si registreranno temperature ulteriormente superiori a quelle già elevatissime di per sé del 2022. Quindi cosa ci aspettiamo per quest'anno nuovo per quanto riguarda il riscaldamento globale? A dire ciò sono gli studiosi dell'Ufficio meteorologico del Regno Unito, chiamato anche Mid Office, e secondo cui il 2023 potrebbe essere uno degli anni più caldi mai registrati. Ma a far propendere gli esperti inglesi verso diciamo questa previsione è la famosa Ennigna, fenomeno atmosferico che si verifica nell'Oceano Pacifico provocando venti molto forti che raffreddano quindi l'oceano, innescando un abbassamento delle temperature in molte aree del mondo e aumentando contestualmente le piogge. La Niña è praticamente una controparte di un altro fenomeno atmosferico oceanico chiamato El Niño, che innesca invece un innalzamento delle temperature, quindi insomma, una sorta di switch al contrario, ed è spesso responsabile di cicloni o altri fenomeni atmosferici estremi. L'insieme di queste due fasi, che si alternano con cicli che vanno dai 3 ai 7 anni, va a costituire il modello ENSO. Sarebbe El Niño Southern Oscillation. Negli ultimi anni, nonostante l'aumento di queste temperature, il clima sulla Terra è stato mitigato dall'effetto della Nia, Nick Dunston del Meet Office, fa però notare che questo effetto sarà probabilmente assente in quest'anno che verrà. Te la temperatura globale negli ultimi tre anni è stata influenzata dall'effetto di una prolungata fase della Nina, ma per il 2022 si prevede la fine di un ciclo di tre anni, con un ritorno a condizioni oceaniche molto più calde. È quindi probabile che questo cambiamento ne inneschi un livello molto più ampio, portando la temperatura globale nel 2023 a essere molto più calda di quella del 2022. Ciò andrà infatti ad incrementare l'aumento delle temperature che già ci sono, già sono in atto, conferendo un'accelerazione al fenomeno, con conseguenti effetti negativi su ambiente, natura e purtroppo la nostra salute, la salute dell'uomo. Questo signori è, per ora è tutto per questo aggiornamento, io vi ringrazio per l'ascolto di questo video, eh, noi ci sentiremo la prossima, mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina ma assolutamente rimanete informati.